Grazie, sì, ci siamo quasi, ci siete quasi. Tanti comuni del territorio hanno cambiato dopo anni di sinistra. Qua lascio giudicare i cittadini, non vengo io da Milano a spiegare come si vive a Cassano. Ufele fa il tomestè, quindi ognuno deve stabilire se la città... È un mio piacere, stamattina ero alla radio mentre andavo a prendere l'aereo, come ha detto, però i ballottaggi importanti sono Torino e Roma sicuramente, però per me sono importanti anche Cassano e Caravaggio, quindi esattamente come Alper. Qua c'è qualcuno che parla di ambiente a sinistra e poi traduce la parola ambiente a Cassano con cemento, cemento e cemento. E io invece penso che occorra recuperare aree degradate, ma senza speculazione edilizia, senza riempire i nostri figli e i nostri nipoti di nuovo cemento, riportando il bello in altri comuni dell'Adda, della Martesana. Si è visto con un'amministrazione della Lega che senza fare miracoli, senza spendere milioni e milioni di euro, però si riporta il commercio, si riportano le botteghe, perché qualcuno ci vorrebbe far vivere solo su Amazon, online, ai centri commerciali, mentre questa è la vita, i mercati, le botteghe, gli artigiani, i rapporti umani, i rapporti sociali, e poi perché no, riportare anche un po' di turismo, non di turismo di quelli che vengono a grattare, che ci apre nel treno, alla metropolitana e vanno in giro, però un po' di turismo perché c'è un ambiente qua eccezionale, l'Adda, ma basta ricordarsi quello che accade nei secoli passati, da Leonardo in poi, quindi questo coniuga natura, bellezza, ambiente, sapori, profumi. Quindi una città efficiente, pulita, sicura, e la sicurezza non è una roba di destra, della Lega, di Salvini. Uscire di casa tranquilli di giorno e di sera, soprattutto per le donne, deve essere un sacrosanto diritto. Non è un lusso per pochi. Poter passeggiare per alcune zone di Cassano senza l'ansia, di mattino e di sera, deve essere un diritto. Quindi io ho letto le proposte di programma, giustamente il sindaco non promette miracoli, perché sono altri quelli che gli dicono votami che ci sarà fortuna, lavoro e tutto per tutti, no, però impegno, onestà e il cambiamento. Qua è 10 anni che si vede la stessa gente, che lavora le stesse persone e che poi la città è nelle condizioni in cui è, questo potrebbe, dovrebbe essere un capoluogo, invece ci sono città e comuni anche più piccoli, vicini, che viaggiano più velocemente, che crescono più velocemente, dove la gente va a vivere, dove la gente va a lavorare, e quindi ritrovare la centralità di quello che era qualche decennio fa un capoluogo per l'Adda e per il territorio. Quindi con poche parole, come siamo abituati a fare noi, senza attaccare gli altri, senza insultare gli altri, non vengo qua che sanno dire votate lui perché di là c'è il male assoluto, ci sono le cavallette, gli alieni, non mi piace la campagna elettorale degli altri che non stanno proponendo un'idea diversa di Torino, di Milano, di Cassano, e i fascisti, e i leghisti, ma questi parlano solo di passato, noi guardiamo al futuro, pensiamo al futuro, lavoro. Futuro vuol dire lavoro. Ieri ho incontrato Draghi per più di un'ora, gli ho detto domani, il 15 ottobre, non ci possono essere lavoratrici e lavoratori che stanno a casa senza stipendio. Non è possibile, perché la Costituzione italiana all'articolo 1 teoricamente ricorda che saremmo una Repubblica democratica fondata sul lavoro, non sul reddito di cittadinanza, sul tampone o su qualcos'altro, sul lavoro. E quindi il lavoro è sacro e va tutelato. Quindi in bocca al lupo, ci tenevo, non ero esattamente di strada ma ci tenevo, anche perché mi ricordo la piazza che abbiamo visto qualche giorno fa, però mi raccomando, è vero che siamo a tanto così dalla vittoria, però Ocio, qua non so se ci sono dei milanisti, Ocio, perché la parte il fatto che noi ormai dovremmo andare a Lourdes in ritiro, perché qua non, ogni giorno se ne spacca uno, fa niente. Però attenzione, perché è vero che c'è un'aria buona, c'è voglia di cambiamento a Cassano come a Caravaggio, come in tante altre realtà dove stiamo girando, però attenzione, domenica e lunedì nessuno dia per scontato che tanto ce l'abbiamo fatta, e quindi io non vado a votare perché magari c'è bello, vado a Castagne, vado sull'Adda, a parte che si vota domenica e lunedì, non puoi andare a Castagne per 36 ore, quindi almeno... E i prossimi 5 anni dipendono da 5 minuti. Domenico lunedì mattina, quindi
Adesso io mi taccio perché meno tempo parliamo fra di noi, io starei qua ore, però andiamo a parlare a chi passa al mercato dicendo no, ma a me non interessa, tanto non cambia niente, tanto io ho il problema del lavoro, del parcheggio, della casa, tutto vero, il sindaco non può far miracoli. Però un sindaco che ha le priorità giuste, ad esempio quando noi diciamo prima agli italiani, diciamo una roba secondo me di buon senso, poi uno può essere d'accordo o non d'accordo. Stamattina uno dei primi articoli che ho letto, ci sono state proprio in Lombardia, dopo il Covid non c'è tutto per tutti, già era difficile prima, per molti è anche più difficile adesso, quel poco che c'è in comune a Cassano prima va ai cittadini che qua vivono e faticano da più tempo, e poi chi arriva domani mattina si mette in coda come tutti quelli che vanno a far la coda in altri. Noi la pensiamo così, se qualcuno invece pensa che tutti a Cassano abbiano diritto a tutto quando non c'è tutto per tutti, dice qualcosa che non sta in piedi. Quindi in bocca al lupo e vi chiedo, da qui, oggi è giovedì, manca in 3D, quindi da qui a domenica un colpo di telefono, rubrica WhatsApp, domenica in parrocchia, sabato alla partita di pallone del bimbo, domani in edicola, in posta, in farmacia. Ogni singolo voto può fare la differenza, perché il ballottaggio è sempre come ai rigori. Però soprattutto qua, dove c'è una distanza ridotta, si può vincere o non vincere di un voto. E quindi andate proprio a ricordare che poi non vale il lamento, perché poi in piazza lunedì a Cassano chi cambia mai niente. Ecco, stavolta ce l'avete in mano voi, la squadra è compatta, il sindaco da martedì ha le idee chiare su cosa andare a fare in comune e con chi, le persone giuste al posto giusto. Gli ho chiesto ovviamente, come fanno tutti i sindaci della Lega o sostenuti della Lega, per il comune di Cassano, se governiamo noi non lavoreranno gli amici degli amici come accade a qualcun altro, lavoreranno quelli bravi. A me non mi interessano le tessere di partito, di sindacato, lavoreranno quelli che saranno i migliori per lavorare a Cassano. Quindi in bocca al lupo, sono contento di essere qua, il buon Dio ci ha dato anche una bella giornata, voto su voto, e mi prendo l'impegno a tornare a festeggiare con una bella cassola, leggerina, sospendo la dieta per cassola a Cassano, quindi è questo l'impegno. Buona vita e buona fortuna a tutti voi e grazie per l'affetto. In bocca al lupo sindaco.